Come va la camera? Sei già operativo? Siamo già online? Ok. Ragazzi, benvenuti su Isaac Way Master. Siamo pronti a presentarvi il Vinitaly 2019. E oggi noi ci occuperemo principalmente di vino, ovviamente in giro per l'Italia, quindi di quelli che per noi sono i vitigni più importanti e che in questo momento meritano un puntino esclamativo. Andremo cominciando dall'Emilia Romagna, quindi dall'Ambrusco, in questo caso, visto che ci hanno ospitato gentilmente oggi Cantina della Volta, che abbiamo già affrontato in alcune puntate della nostra degustazione online. Quindi da lì partiremo e poi ci muoveremo a 360 gradi lungo tutta la penisola italiana. Ci vediamo tra poco allo stand di Cantina della Volta. Siamo arrivati. Buongiorno Angela. Ciao. Come va? Tutto bene, tu? Grazie mille, bene. Benissimo. Tende più a uno chardonnay, è un qualcosa di più fine, di più femminile, quindi svela questa caratteristica particolare che non è un comportamento da uva da macca nera. Allora ragazzi, siamo alla cantina Caltern, che è situata sul lago di Caldaro, sulla strada del vino in Trentino, Alto Adige, un posto meraviglioso dove sono stato di persona. E parleremo principalmente di Schiava, che ci stanno servendo in questo momento nel bicchiere, un vino, un vitigno estremamente interessante che racchiude in tutto e per tutto il terroir del Sud Tirol. Per noi la Schiava è sempre il vitigno più importante che abbiamo, in termini di quantità prodotta, ma anche in termini di identità. Oh, fantastico. Allora io ti farei accomodare già. Fantastico, questo qui ragazzi è rifermentato in bottiglia. Siamo il Duca di Dolle, azienda produttrice di ottimo prosecco nella zona di Valdobbiadene e Conegliano, anche degli appezzamenti a Cartista, quindi una delle zone più vocate. Siamo in compagnia del produttore che ci raggiungerà tra pochissimo, Andrea, quindi ci stiamo per apprestare una degustazione di ottimo livello in compagnia di buon vino, di buona glera in questo caso. Prodotto sempre con glera 100%, nei vitigni da 50 anni in su. Buona serata, basta. Ciao. Pisoni dal 1852, vini, spumanti e grappe, quindi dalle vinacce per produrre grappa alle grandi barbatelle di Chardonnay e Pinot Nero per la produzione di ottimi spumanti metodo classico. Adesso andiamo a bere qualcosina con Francesco Pisoni, che è il produttore dell'azienda, e ci dedichiamo in toto a quello che è un bel giro di degustazione insieme a lui, quindi berremo sicuramente bene e appunto ne berremo delle belle. Ah,
Trento Doc, bollicine di montagna, i migliori metodi classici italiani in parte vengono sicuramente prodotti qui. Si vede che lavorate in maniera molto... Abbiamo resi elettro basse. Molto basse. Se vuoi fare qualità devi fare tenere basse la resa elettro. Abbiamo tracciato un percorso all'interno della penisola italiana passando per quelli che sono i maggiori produttori di vino in Italia oggi. Ovviamente non abbiamo potuto farli tutti perché c'erano più di 4600 espositori, però ci riteniamo comunque soddisfatti. Ciao ragazzi, ne berremo delle belle.